sono sul 4915 per Brescia con tutti i finestrini apribili che voglio. Carrozze MD, medie distanze, progettate nel lontano 1975, in esercizio dal 1981, importanti revamping, pardon, ammodernamenti dal 2009. A Palazzolo lo stato dei lavori, vicino al perenne, per banchine, pensiline e ascensori dall'area già abbandonata. Sulla destra i binari della Palazzolo Paratico, rinnovati anche nei deviatoi e nell'occasione, diciamo, semplificati. Che fu il vecchio ufficio postale in movimento, ora per le bici, della semipilota Mazinga. È ottimo per ferrovipatici in attività. Linea inoltre una trentina d'anni di videini, quel che sapevo l'ho ormai detto, saranno dunque più che altro le immagini a rendere l'idea di questa malandata assai ferrovia, nel bene e nel male. Si costruivano le Imperial Regie asburgiche ferrovie quando nel 1856 il Lombardo Veneto era con l'Austria. Ci immettiamo sull'attuale, dal 1878, Milano-Venezia. La tratta Bergamo-Rovato fu la Ferdinandea Milano-Venezia originale.
interconnessione con l'alta velocità che da Ospitaletto a Brescia costeggia la linea tradizionale. Ormai in Brescia il grande scalo termina l'intermodale un tempo piccola velocità. Freccia Argento 8508 Roma Bergamo, pendolino e TR600. Semipilota che mi ha portato a Brescia. Due trappulelle da Edolo, Regio Express 951. Due trappulelle, primi anni 80, da Parma. E 582 per Cremona. Sempre e subito liberano il binario e vanno in sosta nello scalo est.
al binario est 16 e 3 quarti, visto quanto è lungo, ai tronchini ovest, capolinea della Brescia Idolo, e di buona lena sono 5 minuti. Isio a Trafulelle. Il treno regionale di Trenord delle ore 14:48 per Milano Greco Pirelli è in partenza dal binario 3. Quello con cui io sono arrivato con la mazinga in cola. Arriva il Bergamo, il 49:17, quello che parte da Grumello alle 2:03. Prendo il 49:22 per Bergamo. L'incrocio è in ritardo, lo attendo.
Giorno dopo prendo le IR revampizzate del 49-15, le riprese iniziano poi direttamente a Rovato. Tigrone. Il fabbricato viaggiatori del 1878 ha di fronte la deserta stazioncina ex SNFT. Il mondo a colori Trenord ALE582 per Bergamo. Senza fretta, vista la traccia oraria di un'ora per poco meno di 50 km. Pendolino ETR600, freccia argento 8508 per Bergamo. Ancora MD poco revampizzate, vale a dire finestrini apribili sulla Milano-Brescia-Verona. Sul primo il 49-17, IR piano ribassato sigillate, Bergamo-Brescia. Si difendono ancora bene i tigroni.
arriva risoluta e 483. Nove per Brescia. Quando anche le linee secondarie erano più che dignitose. Ad ore alterne un Milano-Verona e un Milano-Greco-Pirelli-Brescia. Mentre sempre scorrono pregevoli transiti dai un intermezzo simil poetico. È tornata la primavera e ci ha trovato ancora qui. Poi è arrivato l'estate e ci ha trovato ancora qui. Poi è giunto l'autunno e ci ha trovato ancora qui. Quindi, puntuale, è ritornato l'inverno e ci ha trovato ancora qui. Mai visto uno sciopero dei treni così lungo. Datata, ma più che mai valida ed attuale, chiamiamola chiosa poetica di Flavio Aurelio. Beh, credo che Trenord mi abbia capito. Lozza colorata ALE 582 regionale 4922 mi riporta a casa en plein air. Ora il ponte sul fiume Olio, anno 1856, 9 archi in pietra, lungo 270 metri, alto 40 metri sul fiume.
subì 32 bombardamenti nella seconda guerra mondiale. Chissà poi Pirichè, ma solo così mi piace andare in treno. Sarà la fine quando troverò solo finestrini sigillati. Il borgo lontano, una bella collinetta più che un monte. Dovrebbe esserci l'incrocio, ma solo nelle tracce orarie. Minuti. Hanno appena posato e stanno controllando il nuovo attraversamento a raso in gomma del PL della stazione. Strail, unione delle parole inglesi street e rail. Le FS erano le ferrovie dello Stato. Ora, in che stato sono le ferrovie? ETR 600, freccia argento 85-25, Bergamo-Roma. Sanzionerei proprio chi, responsabile ben pagato, lascia circolare e circolare anche acronimi del genere. Basta tradurre. Le oscene tavolozze colorate Trenord non hanno però ancora terminato lo show. Voilà! Sul 49-15 per Brescia, PR sigillate. Irrinunciabile, dai, almeno una ripresa, anche se dall'angusto pertugio di una Currara Fasistas.
lungo curvone dell'arrivo in stazione a Brescia. Subito al binario 16. Regionale 3 Nord delle ore 14:02. Arriverà il numero 10. Cappulelle serie 3100, primi anni 80, col suono dei quattro straprosciugati Iveco 8217.32 sovralimentati. Mancanza di treni nuovi, un po' di manutenzione non sarebbe magari efficace? Occhialuta ex Cecoslovacchia, anni 70. Mondo quasi alla fine, quello delle automotrici LN668, progettate quando ero un ragazzino di 4 anni. Sonora LE582 per Cremona. Si riposizionano sul 16 le 668 che faranno il Parma.
da giusto una puntatina mordi e fuggi a San Zeno. Testa al merci una E494 della serie costruita a Vado Ligure nello stabilimento della Bombardier. Loco Trax DC3 dotate di modulo diesel last mile, ultimo miglio, per poter circolare autonomamente sui binari non elettrificati degli scali. Italo ETR 675. Ci stacchiamo dalla Milano-Venezia. Inconfondibile anche nella foschia il termovalorizzatore di Brescia, anno 1998. Sempre un bell'incrocio tra trappolelle. San Zeno, con importanti impianti siderurgici attorno, le tradotte merci non mancano certo. Di fronte alla stazione, una ditta ha in uso un vagone, un tuttofare e malandato 245 AVL movimenta le tradotte.
tavolozze colorate a LE582 che prendo per tornare a Brescia. Le E494 sono di casa a San Zeno. Stazione di trasformazione elettrica per la linea Cremona-Brescia elettrificata nel 1984. La tratta San Zeno-Brescia è comune sia alla Parma-Brescia che alla Cremona-Brescia. E sulla Cremona-Brescia le altre due sottostazioni elettriche sono Manerbio e Cremona. Via libera con conferma riduzione velocità a 30 all'ora e ricevimento su binario tronco. Impaziente attesa. Edibus Calcantibus verso i binari tronchi della Brescia Edolo, lontano lato ovest.
Ceylon E193 di costruzione Siemens. Il treno regionale di Trenord delle ore 15:48 per Milano Greco Pirelli è in tendenza dal binario 3, ferma Ospitaletto Travagliato, Rodato, Chiari, Calcio, Romano, Morengo Bariano, Vidalengo, Treviglio, Pioltello Limito, Milano Lambrate. Salgo fiducioso sul 4924 per Bergamo delle 15:57. Il treno regionale di Trenord è previsto in partenza alle ore 15:57 per Bergamo. Oggi non sarà effettuato. Cancellato. Treno cancellato. 4924 delle 15:57 cancellato. Questo su cui sono. Scendere. È da troppo tempo questa situazione reale, disastrosa e pietosa. Treni soppressi di continuo a raffica, ritardi a due cifre e anche tre minuti. Trenord tace nella bambagia. Però i soldini li chiedono. Il livello 7 è di testo, testa a treno su questo